Si chiama Stadium Buxentum 2016 ed è il rinnovato campo sportivo comunale di Policastro Bussentino inaugurato ieri sera. Per la nuova casa del calcio, tribuna con 500 posti a sedere, soprattutto manto in erba sintetica di ultima generazione, subito dopo la benedizione del parroco Don Antonino Savino ed il taglio del nastro da parte del sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, in campo una selezione di pulcini, piccoli amici esordienti e poi l'amichevole tra la Juniores Under 17 ed il Praia Mare. La grande soddisfazione la consegno insieme all'amministrazione qui a fianco a me. E abbiamo voluto e ottenuto in tempi rapidi questa nuova infrastruttura fondamentale, importante per una comunità che vuole crescere. Lo sport è al centro di un processo evolutivo di una società moderna come la nostra. Quindi Stadium Buxentum 2016, Buxentum perché richiamiamo gli antichi splendori della Buxentum, della grandezza di Policastro del periodo dei Romani, e Stadium perché ci rifacciamo un po' anche allo stadium torinese grande, e per i non juventini sicuramente è una cosa non positiva, però La maglia rosa, insomma, ricorda un no, po' la divisa però della Juve. io ci tengo, a parte che sono juventino, ma i veri juventini sono i meridionali emigrati al nord, che il calcio li univa, li faceva sentire umani, uniti, per sopravvivere dopo essere stati costretti ad emigrare. Noi, questa è un'infrastruttura, dico questo perché è un'infrastruttura, perché vuol far crescere, vuole evitare che i nostri figli non vadano via, perché il territorio, il sud, sta morendo. Noi stiamo cercando in piccolo di diventare un esempio per tutti gli altri comuni affinché le nostre realtà restino in vita e i nostri figli possano restare, come il cineteatro. Prossimamente annunciamo insieme ai miei amici, la mia squadra di avventura, che sarà realizzata a fianco allo stadio una piscina olimpionica con una palestra, quindi un altro tassello importante per la città del futuro. Noi vogliamo essere, siamo, io credo, un esempio. In pochi anni abbiamo realizzato tante cose come il convento, il cineteatro, la riqualificazione, il porto, la viabilità, il recupero del centro storico. Quindi io credo che noi del sud dobbiamo, giorno dopo giorno, con impegno quotidiano e con passione, amore e chiaramente anche con sofferenze e difficoltà, crederci, perché solo credendo possiamo far sì che le nostre terre non muoiano.